Salve e bentornati in un nuovo video. Questo è uno speciale per i 300 iscritti. Infatti, se mi seguite da un po' di tempo, sapete che ogni volta che io raggiungo i 100 iscritti faccio qualcosa. La prima volta, quando ho raggiunto i 100 iscritti, avevo fatto un video in collaborazione con altri maghi. La seconda volta, quindi quando ho raggiunto i 200 iscritti, avevo fatto un contest su Instagram in cui avevo dato come premio alcuni video, quindi che si potevano vincere, un giveaway, e sono stati vinti da un ragazzo. Ora siamo arrivati ai 300 iscritti, e questo video quindi sarà lo speciale per i 300 iscritti, e voglio parlarvi di una cosa: i tutorial di magia servono o non servono? Francesco, magician ed illusionist. Come ho già detto in precedenza, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi dei tutorial, appunto, se i tutorial sono utili o se sono dannosi nel mondo magico. Ho deciso di fare questo video perché da molto tempo mi chiedo se i tutorial che vengono fatti da così tante persone su YouTube siano giusti o meno. Cioè, io, quando ho aperto il mio canale YouTube, inizialmente non avevo portato nessun tipo di tutorial, perché non ero molto esperto nell'ambito magico e quindi non volevo insegnare qualcosa alle persone che poi avrebbero visto i miei video in un modo sbagliato, quindi non avrei voluto insegnare qualcosa in un modo non troppo corretto. Anche perché già 3 anni fa, quindi quando ho aperto io il mio canale YouTube, c'erano qui in Italia tantissime persone che insegnavano diversi effetti magici da moltissimo tempo prima di me, e quindi avevano un'esperienza molto maggiore ed erano molto più bravi rispetto a me ad insegnarli. E quindi non credevo che fosse giusto che anch'io mi mettessi a insegnare altre magie, quindi facendo questi cosiddetti tutorial di magia, affinché poi le persone li potessero vedere, al solo scopo di ottenere delle views per il mio canale oppure iscritti e mi piace. Scusate un attimo, qui è caduto il telefono. Abbiamo dei montaggi, qua ci sono le luci, voi non vedete niente, ma per organizzare tutto questo ho impiegato 3 ore, 5 secondi, rimetto tutto a posto e ritorniamo. Ok, siamo tornati. Spero che la telecamera non ricada nuovamente. E che neanche quella cata deve rimanere ferma così. Stiamo parlando appunto dei tutorial, se sono utili o meno. Ora, io vedo tantissimi canali su YouTube, canali di magia intendo, che si iscrivono, cioè creano un proprio canale al solo scopo di dire: io faccio magia, ok, vi porto i miei tutorial, io anche sono un mago. A me non pare molto giusto fare questi tipo di video. Per farvi un esempio, è come se un musicista bravo, molto bravo, per esempio nel suonare la chitarra, si mettesse a dare delle lezioni di chitarra qui su YouTube, dicendo in che modo bisogna mettere le mani sulle corde, come bisogna suonare determinate corde, quindi determinate note, scusate, e quindi mi pare giusto osservare e vedere questi tipo di video. In questo modo le persone che vogliono imparare a suonare una chitarra, vedendo questi video in cui c'è un maestro, quindi una persona che da anni utilizza quello strumento, attraverso queste lezioni è in grado anche la persona che vede i video di imparare. Invece, se io mi mettessi a vedere un video di una persona che suona la chitarra solamente da 2 giorni e dice di saperla suonare, e quindi lo vuole insegnare anche agli altri, ok, io sì, potrei vedere i suoi video, li vedo e dico: ok, questo è bravo. Non sapendo che suona la chitarra solamente da un giorno, io vedo questo video, mi insegna qualcosa, ok, è bravo, e quindi poi io mi metto ad imparare la chitarra, quindi imparo a suonare la chitarra come viene insegnata da questo ragazzo che la suona da poco. Ed è un'altra cosa imparare a suonare la chitarra se vedo un video di una persona che la suona già da moltissimo tempo. Ok, vi ho fatto questo esempio perché ora voglio portare questo esempio anche nelle carte. Un conto è se io vedo un video di Diego Allegri, sicuramente lo conoscete, se amate il mondo della magia, e attraverso questo video di Diego Allegri io posso imparare o un effetto magico,
Oppure posso imparare come tenere un mazzo di carte sulla mano, come aprirlo. E un conto è se vedo lo stesso video fatto da un ragazzo che ha, ipotizziamo 13 anni, ma lo dico così per dire 13, può avere anche 20 anni, però che solo da una settimana si è avvicinato al mondo magico e vuole aprire un canale YouTube solo per farsi vedere. Ecco, io non dico che i tutorial di magia sono sbagliati, io dico che non mi pare corretto che persone che fanno magia da pochissimo tempo e che ancora non sono molto esperti si mettono a spiegare magie che da grandi professionisti sono state studiate da moltissimi anni e vengono spiegate anche queste magie, però vengono spiegate da altri professionisti che le hanno capite nel dettaglio. Non mi pare giusto che queste stesse magie vengano spiegate anche da persone che si sono avvicinate solamente da poco tempo al mondo magico. Che sto parlando tanto, però spero che il mio discorso vi stia venendo. In riferimento quindi ai tutorial, io credo che sia più giusto non fare, tipo, io rivolgo il mio discorso a tutti quei ragazzi che hanno da poco aperto un canale magico e subito fanno un tutorial. Io dico che non sia giusto portare dei tutorial magici, perché già ci sono persone competenti che fanno i tutorial. Perché non dico che siano sbagliati i tutorial, punto. Lo ripeto perché questo è il discorso che voglio portare. Io dico che siano sbagliati i tutorial fatti da persone che non conoscono appieno quello che insegnano. Infatti anche Diego Allegri porta i tutorial, ma io non li considero sbagliati, perché vengono insegnati da un professionista. Io a tutti questi canali piccoli di magia dico: ok, volete aprire un canale magico? Io anche lo faccio. Io anche porto dei tutorial qui sul mio canale. Come avete visto ne porto pochi, perché non sono molto esperto e quindi anche se conosco altre magie non mi ritengo in grado di poterle insegnare. Anzi, le potrei anche insegnare, ma non nel giusto modo. E ora voglio farvi un esempio. La double lift, che consiste quindi nel prendere la carta, farla vedere il due di cuori, metterla al centro, schioccare le dita, un gesto magico e il due di cuori appare sopra. Fatto. Posso dire di averla imparata? Ok, forse sì, questo è il metodo giusto? Dopo aver visto il video di Diego Allegri, a quanto pare non credo che proprio questo era il metodo giusto. Infatti sì, la difficoltà non sta nel prendere due carte. Un mago che si rispetti, secondo me, dovrebbe anche trasmettere lo stupore, il senso di magia e di meraviglia agli occhi dello spettatore. E quindi un tutorial su YouTube non deve spiegarti solamente una tecnica, ma deve cercare anche in qualche modo di spiegarti come quella tecnica che hai appreso, che ti ha insegnato, possa trasmettere quel senso di stupore e di magia negli occhi dello spettatore. Perché questa è la vera magia. Uno spettatore che a cui fai una magia non si sofferma molto sul fatto che tu hai preso due carte o che sei stato bravo nel prendere due carte e lui non se l'è accorto. No, lo spettatore anzi non sa proprio che tu hai preso due carte. Lo spettatore vede solamente la magia e quindi tu più sei bravo nel trasmettere questa magia, il senso di stupore, e più lo spettatore sarà felice, sarà meravigliato da quello che tu hai fatto. Ora voglio farvi vedere appunto questo esempio. Una double lift semplice, ok, vado da uno spettatore e gli dico: guarda, qui abbiamo un due di picche. Lo prendo, lo metto al centro, schiocco le dita, bam, e appare sopra. Fine qui, finito. Forse con questa magia ho creato uno stupore, ma posso creare uno stupore ancora maggiore facendo in questo modo. Sempre faccio una double lift, faccio vedere la carta, il 9 di cuori, e la metto in questo spazio separato dal mazzo. In questo modo lo spettatore ricorda che qui abbiamo il 9 di cuori. Ok, noi abbiamo scelto una carta, il 9 di cuori, ora ti chiedo un attimo di concentrarti su questa carta e guarda, un gesto magico e la carta cambia. Questo concetto, appunto, di spazio, di tempo, di timing, viene molto spiegato nel dettaglio attraverso i video di Diego Allegri. Infatti vi consiglio di vederli se volete diventare degli ottimi maghi.
Ora, oltre a questi tipi di tutorial in cui vengono insegnate delle tecniche, ci sono tantissime spiegazioni diverse su YouTube. Infatti alcuni tutorial riguardano i gimmick, altri tutorial possono riguardare spiegazioni di fioriture, per esempio come far apparire una carta. Il mondo magico è vario. Io, e ripeto ancora una volta, quindi, come avete potuto capire da tutto questo video, ritengo sbagliati tutti quei canali YouTube in cui vengono insegnate delle magie, ma tu non sei un esperto in quella determinata cosa che insegni. E la stessa cosa insegnata da un mago esperto che lo fa da professione può essere spiegata mille volte meglio da un altro ragazzo, quindi. Per questo motivo io quindi non ritengo giusto fare tanti video di tutorial. Ma appunto, come ho detto, ci sono diversi tutorial. Anche se non si possono fare video di tutorial in cui insegno una magia, perché non sono molto esperto, possono essere fatti dei video in cui insegno a creare delle carte truccate. Per esempio, una carta truccata può essere che noi qui abbiamo un giro di picche, basta passare la mano sopra e la carta si trasforma in un'altra carta usando le carte gimmick, usando dei fili. Perché io ritengo che i gimmick, non tutti i gimmick, quindi le carte truccate non a pagamento, ma quelle carte che tu ti diverti a creare, per esempio a casa, avendo gli oggetti giusti, possono essere insegnati qui su YouTube. Perché sono appunto delle invenzioni che vengono fatte da te, quindi non dico che devono essere spiegati i gimmick di personaggi famosi, di maghi famosi che vendono la loro arte perché hanno inventato una nuova magia, un nuovo gimmick e lo vendono su un determinato sito. No, questi video non devono essere spiegati, devono essere spiegate quelle carte che vengono create da noi stessi, truccate, e le vogliamo spiegare anche su questa piattaforma. E allora sì che i gimmick possono essere spiegati, e a loro volta anche i tutorial normali, ad esempio di tecniche. Se esistono delle tecniche che vengono inventate da noi stessi, quindi noi sappiamo solo come farle e le vogliamo spiegare, ok, mi pare giusto, tuttavia è una nostra scelta. Poi invece, se ci sono quelle tecniche che vengono insegnate da dei maghi professionisti perché loro le hanno sviluppate, allora mi pare più giusto che sia loro lasciato lo spazio per crearle. Quindi appunto abbiamo parlato in questo video un po' di tutorial, di quali sono i tutorial che considero giusti e di quali sono quelli che considero sbagliati. Io non per questo non continuerò più a portare dei tutorial, dei video di magia su questo canale, lo farò, ma porterò anche delle magie. Cioè, non per forza in un canale di magia devono essere portati solamente dei tutorial, possono essere portate delle nostre performance, questo telefono cade in continuazione, possono essere portate delle nostre esibizioni che facciamo ad altre persone. Insomma, il mondo magico è vario e in un canale magico si possono trovare tantissime cose differenti. E quindi io mi rivolgo per un'ultima volta a tutti quei ragazzi che vogliono intraprendere il mondo magico qui su YouTube e vi dico: non portate dei tutorial. Cioè sì, portate dei tutorial, ma non andate a spiegare tecniche che sono già state spiegate, rispiegate tantissime volte da moltissime persone e maestri di magia, come ad esempio un Chandler Cut oppure un Scissor Cut, cioè i diversi tagli di magia, oppure far apparire la carta magicamente, scompare dal mazzo e riappare all'interno della scatolina. Ok, ma esistono già tantissime varianti di queste magie e che tutti conoscono in un modo più o meno diverso. Ma io dico, se proprio volete portare dei tutorial, allora se volete portare dei tutorial per esempio di fioriture, per esempio di apparizioni di carte che vengono inventate da voi, cioè qualcosa di innovativo, e non riportare quindi cose trite e ritrite. Perché anche se per esempio un nuovo ragazzo a 13 anni decide di avvicinarsi alla magia e conosce il vostro canale, ok, non troverà le tecniche basi, ma non per questo
non deve iscriversi al vostro canale, perché voi parlerete sempre di magia, parlerete di altre cose. Infatti questo ragazzo che si avvicina al mondo della magia non dovrà vedere solamente il vostro canale per imparare la magia, ma dovrà andare a vedere i canali dei professori di magia. Tuttavia, non per questo non dovrà vedere per forza il vostro canale se non porterete dei contenuti che lo potranno avvicinare al mondo della magia. Spero che ci siamo capiti. Tuttavia, se avete dei pareri contrastanti sui tutorial o dei pensieri diversi, qui sotto potete scriverlo nei commenti. E vi dico che sto parlando dei tutorial che sono belli o non sono belli, e nel prossimo video che uscirà qui sul mio canale appunto porterò proprio un tutorial, però porterò una fioritura, cioè un'apparizione di carte che non è stata inventata da un maestro di magia, ma è una fioritura che semplicemente ho realizzato ispirandomi anche a diverse altre persone che manipolano le carte che ho visto qui su Instagram o su YouTube, e alla fine, osservando altri video, è venuta fuori questa fioritura. Infatti molto spesso si possono imparare delle cose, prendere spunto anche da altre persone e poi farle creare un proprio stile di magia. E quindi appunto questo speciale dei 300 iscritti lo volevo dedicare proprio ai tutorial, che no, i tutorial non sono sbagliati, ma non mi pare corretto insegnare delle tecniche che vengono insegnate già da dei professionisti. Quindi, se vogliamo, la magia è bellissima, la magia è importante e moltissime persone vogliamo impararla, ma lasciamo che venga insegnata da delle persone competenti. In questo modo può essere appresa al meglio e una persona può capire effettivamente se si vuole avvicinare al mondo della magia o meno. A noi altri non ci resta che aiutare chi si vuole avvicinare al mondo della magia a fargli conoscere questa bellissima arte attraverso la spiegazione, quindi la visione di diverse cose che possono essere fatte con la magia, introducendone anche al mondo della magia, consigliandogli dei siti di magia, dei luoghi di incontro in cui la magia può essere imparata, dei luoghi di incontro oppure i libri da cui bisogna impararla. Infatti una cosa importantissima se si vuole imparare la magia è impararla dai libri, impararla da quelle pagine che sono state scritte da maestri, da studiosi che hanno studiato il loro ambito e hanno deciso di divulgarlo alle persone. E quindi sì, questo è il mio pensiero riguardante i tutorial. Voi cosa ne pensate? Se volete chiedere qualcosa a me in riferimento quindi alla vostra opinione, o se non vi pare corretto, scrivetelo qui nei commenti. Ognuno è libero di pensarla come vuole. Io vi ricordo appunto che prossimamente uscirà un altro tutorial in cui vi insegno una fioritura e noi ci vediamo in un prossimo video.